Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio di Gamecast, la nostra rubrica video dedicata ai videogiochi qui su Lega Nerd. Io sono Francesco e siamo un pelo in ritardo sulla tabella di marcia questa settimana perché c'è stato il 1° maggio, poi sono tornato da Londra la scorsa settimana, quindi un po' di cose. Ma cosa è successo? Nel weekend Phil Spencer se n'è uscito con una di quelle sue dichiarazioni che fanno tanto discutere il web e animare un po' i cuori non soltanto degli utenti Xbox ma un po' di tutta la platea dei videogiocatori. Il capoccia di Xbox ha infatti dichiarato in una lunga intervista con The Guardian, in cui ha affrontato tantissimi argomenti, ma ovviamente di tutta l'intervista ciò che salta sempre all'occhio è magari quella frase, no? Quel punto in particolare, che i giochi single player, che le esperienze single player hanno un po' fatto il loro tempo e che non hanno più lo stesso impatto che avevano un tempo. Il caro vecchio Phil ha inoltre rincarato la dose citando proprio due dei giochi più apprezzati degli ultimi tempi, ovvero Horizon Zero Dawn, un'esclusiva PlayStation 4, e The Legend of Zelda Breath of the Wild, esclusiva come sappiamo Nintendo per Wii U e Nintendo Switch, dicendo che sì, si tratta di due giochi sicuramente notevoli, ma che non hanno poi chissà quale impatto sul mercato. Bene, come in molti hanno già rilevato, se riflettiamo su queste parole in un'ottica meramente di vendite, di numeri di vendita, sicuramente non si può dar torto a Phil Spencer. A conti fatti, le esperienze single player, anche i giochi da lui citati, quindi Zelda Breath of the Wild e Horizon Zero Dawn, probabilmente nel loro ciclo di vita, se li prendiamo di qui a 1 o 2 anni, non avranno comunque raggiunto neanche la metà complessivamente delle vendite di un qualsiasi gioco basato invece sul multiplayer, come può essere uno dei blockbuster più blasonati quali Call of Duty, Battlefield o un nuovo capitolo di GTA, insomma con GTA Online, tutte quelle produzioni, giochi sportivi anche, che si basano quasi interamente sull'esperienza multigiocatore. Questo dunque è vero, ed è vero perché il mercato in termini di numeri si va ad orientare su questa tendenza, su giochi che possono avere una durata più lunga, e quindi se prendiamo anche soltanto le classifiche di vendita del 2016 vediamo che le esperienze single player sono molto limitate, anzi c'è soltanto Final Fantasy XV che si chiama Final Fantasy e che era atteso da oltre 10 anni dai fan della saga, e lo troviamo comunque nelle ultime posizioni della top 10, che ovviamente è capitanata da Call of Duty, Battlefield, poi ci troviamo in mezzo Overwatch, ci troviamo in mezzo FIFA e tutti gli altri giochi insomma un po' più sportivi o improntati appunto sul multiplayer online competitivo. Ecco, se però questo è vero, com'è possibile che ci sia tanto astio nei confronti del caro vecchio Phil e così tanti giocatori appassionati che si ribellano all'idea, a quest'idea qui? Alcuni hanno pensato che perché ormai il mondo degli appassionati sia fatto di nostalgici che vivono un po' nel passato e che non riescono ad intercettare queste nuove tendenze molto legate appunto al multiplayer competitivo e ad esperienze di gioco che vengono diluite nel tempo e che non si esauriscono in una campagna, in una trama, in una narrazione più tradizionale. In realtà bisogna fare, dal mio punto di vista, una netta distinzione tra quello che è il successo in termini di vendite di un gioco, di un software, e quello che è invece il prestigio di un software e il prestigio che questo porta anche alla propria macchina. Mi spiego meglio. È ovvio che se prendiamo in analisi Call of Duty e altri titoli terze parti, che quindi vengono sviluppati per diversi sistemi, in dati di vendita contro magari un Uncharted o anche parlando in casa Microsoft, no, un Halo, un Gears of War, non avremo mai gli stessi numeri perché determinati giochi escono per tutte le piattaforme, quindi PlayStation, Xbox, computer, mentre altri escono in esclusiva per determinate piattaforme. Quindi abbiamo già un livello abbastanza impari di valutazione in termini numerici. Ma dobbiamo soprattutto considerare anche che determinate esperienze single player, che vengono magari anche valutate benissimo dalla stampa di settore, dagli addetti ai lavori e anche dai giocatori, con dei voti altissimi e con dei feedback estremamente positivi, anche se non includono un'esperienza multiplayer o altre modalità oltre a quella single player e quindi alla campagna, aiutano a creare il prestigio, a creare un po' quell'alone di
fama legato appunto a una console. Quell'alone che, se vogliamo, è quello grazie a cui PlayStation 4 ha venduto fin da subito, perché PlayStation era il logo dietro a il The Last of Us, uscito qualche anno prima, che sicuramente avrà venduto in senso lato meno di un Call of Duty Black Ops 2 e di un qualsiasi altro gioco uscito sia per PlayStation che per Xbox. Però è comunque un titolo che ha segnato la storia di quel brand e ha contribuito a rendere PlayStation un marchio amato e riconoscibile anche da chi non conosce e comunque non gioca a tutte queste produzioni. C'è quindi un discorso di riconoscibilità di un marchio, di un brand, dietro a grandi produzioni, quali nell'ultimo periodo, magari per PlayStation 4, sono state sicuramente, come abbiamo visto, molto più che per Xbox One. Teniamo in questo momento fuori dall'analisi Nintendo, perché, come sappiamo, ha sempre giocato un po' da outsider e continua a farlo anche con Nintendo Switch. Ma ciò che fa discutere in modo più acceso è che questa dichiarazione sui giochi single player arrivi proprio in questo momento da Phil Spencer. Fa discutere perché Phil Spencer, Xbox, sta per lanciare la nuova Xbox Scorpio, di cui sappiamo ancora poco. Sappiamo già tutte le polemiche che ci sono state per quella sorta di presentazione di cui abbiamo già parlato in scorse puntate di Gamecast, legata a Digital Foundry e quindi alle specifiche tecniche, a freddi numeri. Non abbiamo visto la console, non abbiamo visto cosa realmente possa fare, non abbiamo visto giochi, e questa è la cosa che rende un po' più perplessi tutti i giocatori e gli appassionati. Ecco, se leggiamo la dichiarazione di Phil Spencer in questa ottica, ovvero in quella di l'uomo che dovrebbe essere al comando di una società, no, di una divisione della società che sta per lanciare una nuova macchina sul mercato, sembra quasi volerci dire: guardate che con Xbox Scorpio noi non punteremo sulle esperienze single player, quanto più sui giochi PvP, online, competitivi, con formula free to play, con quello che il mercato a conti fatti ha decretato essere il modello economicamente vincente. Questo ovviamente fa incazzare tutti gli appassionati, come farebbe incazzare anche me, fa incazzare sicuramente chiunque ami il videogioco come, oltre che forma di intrattenimento, anche forma d'arte, perché vede svanire la possibilità di vedere nuovi capolavori anche su Xbox da quel punto di vista lì. Una controparte che possa bilanciare Uncharted, che possa controbilanciare Horizon Zero Dawn, che possa controbilanciare anche Zelda Breath of the Wild, insomma, che possa riportare, come succedeva anche in passato dalla prima Xbox, Xbox 360, esperienze di spessore su Xbox One, comunque su Xbox Scorpio, sulle nuove macchine di Microsoft. Ad aggravare questa situazione, la notizia di poche ore fa che 505 Games pubblicherà il nuovo gioco di Remedy Entertainment, che fino all'anno scorso ha sviluppato in esclusiva per piattaforme Microsoft. Remedy è lo sviluppatore di Max Payne, di Alan Wake, di Quantum Break, comunque esperienze molto basate sul single player, sulla narrazione, su una narrazione di stampo cinematografico, quindi esattamente ciò che in molti richiedono, di cui molti chiedono il ritorno anche su Xbox, che invece di annunciare un nuovo titolo, comunque quello che sembra si chiamerà Project 7, il nuovo titolo in lavorazione in esclusiva per Xbox One e Project Scorpio, annuncia che sarà pubblicato da 505 in multipiattaforma, quindi per PC, Xbox One e PlayStation 4. Quindi è la perdita da parte di Xbox di un altro pezzo da 90 che faceva parte comunque del proprio parco titoli first party. E dal mio punto di vista queste dichiarazioni sono molto stupide da parte di Phil Spencer, in un'ottica di marketing, di chi deve recuperare assolutamente terreno nei confronti di PlayStation, di chi deve recuperare prestigio anche nei confronti di Nintendo, che invece si è risollevata alla grande con Switch e che quindi al momento sembra, a conti fatti, il vero perdente della scena videoludica, di quella che, vuoi o non vuoi, è una persistente console war tra queste società. E tutti i vari tweet in cui Phil Spencer ritratta le proprie dichiarazioni servono a ben poco finché non si vedrà qualcosa di più concreto, come speriamo possa essere in occasione delle tre, con una conferenza o comunque l'annuncio di tanti giochi, si spera, che possano uscire in concomitanza con l'uscita di Project Scorpio in questo holiday 2017. Bene, la mia ve l'ho detta sulla questione di Phil Spencer. Credo di essere stato quanto più ponderato possibile nel valutare la cosa e di non essermi sbilanciato troppo, come spesso mi dite, contro Microsoft e contro Xbox, anche se,
come vedete sono loro stessi che ci si mettono d'impegno a tirare fuori topic di discussione, non sono io che voglio dare sempre contro di loro, ma loro che mettono sul piatto, me le servono sul piatto d'argento un po' tutte queste cazzatine che non sono proprio intelligentissime dal punto di vista del marketing. Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con Phil Spencer? Le esperienze single player hanno fatto il loro tempo e devono cedere il passo a un'industria capitanata e dominata solo dai giochi in multiplayer, oppure la pensate un po' come me e il discorso è un po' più da mediare, no? C'è una differenza tra i numeri, no? La quantità e la qualità in ambito videoludico e delle produzioni videoludiche. Fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando, ricordatevi, se non siete iscritti, di iscrivervi al nostro canale YouTube, anche al canale di Incauto Acquisto, di mettere un like sulla nostra pagina Facebook, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto, commentate, condividetelo, insomma dovrei aver detto tutto. Se invece volete seguire me personalmente, trovate come al solito qui a destra, a sinistra, in alto, in basso, tutti i miei contatti social con cui potermi seguire. Anche per questo episodio di Gamecast è tutto, ci vediamo la prossima settimana sperando di tornare con la scaletta come sempre il martedì.